Il sole splende il 1° maggio sulla bassa padovana, ma l'acqua invade ancora strade, scantinati, case, campi dove la natalità agraria è completamente compromessa. Una riunione per decidere il da farsi è stata organizzata dalla Coldiretti di Padova, presenti i sindaci dei comuni più colpiti da questa ennesima alluvione. In ogni paese famiglie evacuate, anziani isolati, danni enormi e casse municipali vuote. Come state affrontando l'emergenza? L'emergenza è stata affrontata grazie all'aiuto dei volontari della Protezione Civile e dei vigili del fuoco che hanno fatto un lavoro egregio. Grazie al consorzio di bonifica che sta aiutando a pompare l'acqua dai nostri territori che sono bassi, ma l'acqua ce n'è tanta. Dobbiamo intervenire velocemente con interventi anche strutturali. È una situazione di estrema emergenza per quanto riguarda le zone e i terreni agricoli e diversi caseggiati appunto isolati. Abbiamo avuto anche noi un grosso aiuto della Protezione Civile, anche di altri paesi e di altre province, Vicenza e addirittura credo che sia venuto anche qualcuno di Verona. Speriamo che la situazione cambi, però veramente siamo in grossissima difficoltà e riceviamo aiuto volentieri da chiunque voglia venire a darci una mano. Noi chiediamo sicuramente il sostegno anche della Regione, perché io non lo so se il Comune avrà le risorse necessarie per affrontare i danni che poi sicuramente troveremo, perché ci saranno sponde consorziali, sponde di fossi, strade e quant'altro, che naturalmente quando l'acqua si ritirerà troveremo tutti questi problemi e io non so sinceramente con i bilanci che abbiamo oggi come faremo. Abbiamo avuto vari sfollati e abbiamo portato medicinali alla gente in difficoltà e ci stiamo dando il turno anche noi amministratori nei recuperi. Il problema è che siamo ormai nella normalità, non siamo più nelle urgenze, siamo nella normalità. Quindi in questa normalità i politici, la regione, tutti devono mettersi le mani in tasca e tirar fuori le risorse, perché senza risorse questi, i sindaci non possono fare niente. Okay.